Cari amici e amiche del mondo virtuale, bentornati sul mio canale. In questo video, come da titolo, parlerò dell'umiltà. Non per niente, l'ho intitolato Poveri ma ricchissimi. Eh già, quei cardini di questo video sono proprio l'umiltà e la solidarietà. Due cose essenziali, soprattutto in momenti difficili come questi. L'umiltà è essenziale per vivere bene con noi stessi e con gli altri, perché un eccentrico non potrà mai vivere bene con entrambi, potrà vivere bene con se stesso, ma non con gli altri, e quindi da solo, la solitudine sappiamo che porta depressione e malesseri. Invece la solidarietà, ancora più importante, è elargita soprattutto in questo momento da tutto il mondo, reciprocamente, dagli stati, è davvero meravigliosa. La solidarietà è amore, è empatia, è aiuti, soprattutto empatia, perché se non sono capace di mettermi nei panni dell'altro, non potrò mai capire di cosa ha bisogno davvero e come si sente, quindi come posso confortarlo. E poi volevo sottolineare il fatto che i soldi non fanno la felicità, perché prendiamo il caso ipotetico di un miliardario, un stramiliardario, che ha un'azienda ma tratta i suoi dipendenti malissimo, li paga poco. Questi dipendenti un bel giorno decidono di scioperare e quindi l'azienda fallisce perché i dipendenti non sono contenti del primo giorno di sciopero, ma scioperano per un mese. Allora gli introiti spariscono e l'azienda fallisce, il miliardario rimane senza dipendenti e senza azienda, impoverendosi. Quindi quello che voglio stradire e ribadire è che i soldi non fanno la felicità. Perché se uno ha i soldi ma non ha la magnanimità e la bontà d'animo, con quei soldi ci fa poco, o comunque ci fa cose brutte e non utili a tutti, ma solo a se stesso. E prima o poi gli si ritorce tutto contro. Perché tutto il male che noi facciamo agli altri, come il bene che noi facciamo agli altri, ci viene restituito. Moltiplicato però, ok? Quindi con questo video volevo appunto ribadire la solidarietà importantissima per affrontare qualsiasi momento, ma soprattutto i momenti di emergenza. Perché per esempio in Italia, io abito qua in Italia, in questo periodo la solidarietà è tantissima, perché lo Stato magari per la burocrazia, per le procedure, insomma qui è legato, perché una pubblica è legata a tante procedure, a tanta burocrazia, non riesce nell'immediato a dare aiuti e quindi sono intervenuti tantissimi imprenditori o comunque persone insomma con un certo patrimonio, ma anche persone normali con delle semplici donazioni ad aiutare i meno abbienti, talvolta anche gli stessi meno abbienti che quando vanno a fare la spesa magari donano qualcosina anche per chi come loro non ha. Ed è proprio questo, secondo me, che è importantissimo, perché l'umiltà ci insegna tantissimo. Ci insegna che tutto si costruisce dalle fondamenta, che sono appunto l'umiltà, e che se non si è passati prima per le cosiddette stalle, si fa fatica ad arrivare alle stelle e restarci. Cioè, chiaramente dipende anche in questo caso cosa intendiamo noi per stelle. Cioè, io per stelle intendo una situazione, non per forza di ricchezza, ma comunque di benessere con se stessi e con gli altri, in cui si riesce ad aiutare sia gli altri che se stessi e si sta bene, si è utili alla comunità, si adempie insomma ai propri compiti e si vive bene, perché no? Quindi l'umiltà è importantissima. Cioè non per forza voglio dire che uno debba nascere in Africa dove non c'è acqua, dove non c'è quello o quell'altro, e quindi insomma vivere inizialmente male, però deve nascere ed educato ad essere umile, perché l'umiltà è preziosissima. Come preziosissima la solidarietà, perché se non c'è umiltà non c'è neanche solidarietà, perché umiltà e solidarietà sono amore, ruotano attorno all'amore. E quindi ecco perché ho intitolato questo video Poveri ma ricchissimi, perché anche i più poveri sono ricchissimi dentro, sono ricchissimi di positività, gioia e di tantissimi sentimenti meravigliosi che magari qualcuno che è ricco, che ne so, un re o una regina di qualche millennio fa non aveva. Quell'umiltà che oggi ha per esempio la regina Elisabetta, che è tanto amata dal mondo intero. Quindi con questo video voglio ribadire appunto l'importanza dell'umiltà e della solidarietà e della ricchezza interiore. Ognuno di noi è ricco dentro, perché la vera ricchezza, ricordatevi, non è quella materiale, ma quella interiore. Al prossimo video e grazie ancora per il grandissimo sostegno che mi state dando. Un bacio a tutti, hashtag andrà tutto bene, se continueremo a rimanere a casa e a rispettare le regole che ci vengono dettate dall'autorità. Un saluto a tutti. Grazie per l'attenzione, se vi è piaciuto questo video condividete, iscrivetevi al canale e mettete un like. Al prossimo video il vostro amico Andrea Nuzzi, ciao, a presto e grazie ancora.